appuntamenti in agenda per sabato 13 aprile. Il sindaco di Casarza Ligure consegnerà ai neonati del comune le pigotte in adesione al progetto UNICEF per ogni pigotta adottata, una vita salvata. La cerimonia avrà inizio alle 9.30 a Villa Sottanis. Nuovo incontro del comitato 100 anni della stazione ferroviaria di Sesto Levante, che sta organizzando i festeggiamenti in vista della ricorrenza di luglio. Ritrova alle 9.30 nella sede dell'associazione Terza Età in via 20 settembre 33 a Sesto Levante. Alle 11 nella sala del Consiglio Comunale di Lavagna, Renzo Romiti presenta il suo libro Cavi, scaglie di ricordi, integrazioni alle sue due precedenti opere sulla storia del borgo lavagnese. Saranno presenti anche lo scrittore Mario Dentone, che ha curato la prefazione del libro, e il professore Enrico Rovegno. L'Arca di Noè, in collaborazione con Terra Verde Tiguglio, propone Sosta e Gusta, aperitivo a chilometro zero, dalle 11.30 alle 13 nella nuova area attrezzata di via Garibaldi a Ne. Terza camminata lungo l'anello di Camposasco e dell'antica abbazia, proposta dalla Proloco, il centro culturale Lascito Cuneo e la società sportiva calvarese. Ritrovo alle 14 a Calvari, in località Piancasarile, all'altezza del bivio per Valle Fredda, nel comune di San Colombano Certenoli. Al rifugio del Parco dell'Antola, nel comune di Propata, si tiene il 10° corso di rianimazione e primo soccorso in montagna, dalle 14.30, è rivolto a tutti coloro che frequentano l'ambiente appenninico. Cammino poetico, un sentiero di passi e parole, è il trekking proposto dallo Scaglia Mare Pieve Ligure Art Festival. Ritrova alle 14.30 dal piazzale della chiesa di Pieve Ligure, direzione Santa Croce, dove all'arrivo si terrà il concerto dei Motus Levus, Unplugged da Santa Croce, concerto alla luce. Nell'ambito della rassegna Quando i libri ci parlano, alle 16 nella Sala Rossa del Comune di Savona, presentazione del libro di Raffaele Ranise, Le regine inglesi, le magnifiche sovrane che hanno preceduto Elisabetta II. Ricordando Nitti, omaggio a Stefano Risso e il titolo della mostra che la Lega Navale di Chiavari e Lavagna ha organizzato negli spazi del nuovo magazzino culturale del Box 36 del porto turistico di Chiavari. Saranno esposti i calendari che il disegnatore realizzava per il gruppo Cannon. La mostra resterà visitabile fino a mercoledì 17 con orario 10:12:30 e 16:19, dopodiché si trasferirà nella torre civica di Via della Cittadella. Nuova mostra personale di Andrea Della Gatta. L'artista esporrà le sue opere nella galleria Cell Art and Communication di Corso Marconi a Santa Margherita Ligure, il taglio del nastro alle 17. Nell'ambito del Tiguglio Design District, taglio del nastro per la mostra Design Ante Litteram, la sedia leggero di Chiavari dall'Ottocento a oggi. Alle 17.30 nell'ex laboratorio Guido e Anna Rocca di via Piacenza a Chiavari. L'esposizione resterà visitabile fino al 21 aprile, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Sul nuovo manto in sintetico del campo Broccardi di Santa Margherita Ligure si disputa la partita dell'amicizia. Di fronte la rappresentativa Italian Attori e la squadra composta dagli amministratori e politici liguri. Il calcio d'inizio alle 17.30. Nell'ambito della rassegna Scrittori di Liguria, alle 17.30 a Villa Sottanis di Casarza Ligure, Mario Dentone presenta il suo libro Marinaio, modera Deborah Lambruschini. Alle 21 al Teatro Garage a Genova va in scena Il Colloquio, spettacolo del collettivo Lunazione, scritto e diretto da Edoardo Di Pietro. Il titolo fa parte della rassegna Get, Giovani Eccellenze Teatrali, il progetto nato all'interno della stagione della Sala Diana. Ancora un'avventura dell'ispettore Placido Impassibile al Teatro Comunale di Monleone di Cicagna. Alle 21 la Compagnia Sinistra propone In fin dei conti, un nuovo capitolo giallo comico scritto da Federico Luciani e Stelio Callao.